In questo tutorial vi voglio far vedere come si lavora un maglioncino per i bimbi, sia per bimbe che per bimbi, c'è cioè un modello diciamo che si può usare sia per ragazzini che per ragazzine, cominciando da su, cioè lo cominciamo da su e andando sì, avanti così. Lo cominciamo su, io lavoro, sì, io lavoro con la lana Cervinia Caprice, questa qua, un azzurro celeste, con l'uncinetto da 5 mm. Cominciamo con 60 catenelle. Quindi 60 catenelle. Fatte le 60 catenelle, adesso cominceremo a lavorare, diciamo, il bordino del collo. E lavoriamo così, con un punto, non lo so come si chiamerebbe in italiano, ma è un punto molto carino, così almeno impariamo anche un punto nuovo. Quindi facciamo un'altra catenella, entriamo nella 60esima, diciamo, catenella, quindi questa ultima che l'abbiamo aggiunta. Non si conta come punto, la facciamo solo per riuscire a lavorare il primo punto basso. E lavoriamo così, un punto basso, un punto alto. Questo modello che ve lo faccio adesso vedere, che lo uso per il bordino, si lavora, è un multiplo di 2. Quindi si lavora un punto basso, un punto alto. Un punto basso, ups, dico basso, faccio alto, bene, un punto basso, un punto alto, un punto basso, un punto alto, andiamo avanti così fino alla fine di questo primo giro, punto alto. Arrivate alla fine di questo primo giro, dobbiamo finire con il punto alto, quindi se avete lavorato per bene dovrete avere il punto alto, il punto finale, no? Ok, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo così nel punto alto, questo primissimo punto alto qua, l'ultimo che l'abbiamo fatto, entriamo dentro e lavoriamo un punto basso. E sempre nello stesso punto alto lavoriamo anche un punto alto. Quindi nello stesso primo, primissimo punto alto del giro precedente, l'ultimo, no? Quindi primo di questo giro, lavoriamo un punto basso e un punto alto. Poi, scusate, poi saltiamo il punto basso e nel prossimo punto alto lavoriamo ugualmente un punto basso e un punto alto. Quindi l'idea è questa. Saltiamo sempre un punto, il punto basso e lavoriamo solo e solamente nel punto alto. Lavoriamo un punto basso e un punto alto in ogni punto alto del giro precedente. Quindi saltando il punto basso, entriamo direttamente nel punto alto e lavoriamo un punto basso, un punto alto. Poi saltiamo il punto basso, lavoriamo un punto basso. Nel punto alto, un punto basso e un punto alto, nello stesso punto alto del giro precedente. Solo il primo, qua non lo so cos'è. Solo il primo giro lo lavoriamo un punto basso in una catenella, un punto alto nella seconda, un punto basso in una catenella, un punto alto nella seconda, sempre così. Invece dal secondo giro lavoriamo così. Saltando il punto basso, entriamo nel punto alto dove lavoriamo un punto basso, un punto alto. Quindi saltiamo tutti i punti bassi e lavoriamo solo nei punti alti. Un punto basso, un punto alto. Ok, andiamo avanti così per questo secondo giro. Ho finito anche il mio secondo punto, il mio secondo
giro, scusate. Adesso, bellissimo, a questo punto cos'è un'altra cosa? Il bordino, perché voi quando arrivate alla fine lavorate nel punto alto e invece il punto basso, l'ultimo, rimane non lavorato. Perché, come vi dico, se avete lavorato per bene, vi deve rimanere un punto basso. Questo d'inizio, proprio con quale abbiamo iniziato, no? Noi, come ho detto, nel secondo giro e nei prossimi giri lavoriamo solo e solamente nel punto alto. Lavoriamo un punto basso e un punto alto. E allora, lavorando così, saltando il punto basso, alla fine ci rimane un punto basso. Perfetto. Non lo lavorate. Vedete che bel punto? È bellissimo anche per una copertina da bimbi, molto molto carino. Guardate che bello. Semplice e molto molto bello, una bella testura. Ok, quindi ci rimane questo non lavorato, lo vedete qua? Non lo lavoriamo proprio, è bello proprio per questo, perché ci rimane non lavorato, allora farà proprio dei, come se fossero delle orecchiette così sul bordo, no? Sul bordo, e viene proprio carino. Una catenella, giriamo. E noi ci troviamo proprio col punto alto qua, no? E lavoriamo nel primo punto alto, un punto basso, un punto alto. Saltiamo il punto basso e nel punto alto lavoriamo un punto basso, un punto alto. Questo è già il terzo giro. Ok? Saltiamo il punto basso, nel punto alto lavoriamo un punto basso e un punto alto. Saltiamo il punto basso, nel punto alto lavoriamo un punto basso e un punto alto. E adesso alla fine di questo giro ci rimarrà un punto basso non lavorato. Così cominciamo anche qua il bordino, come ve lo dicevo. Vedete qua come viene? Tutto così verrà e verrà molto molto carino. Ok, finiamo anche questo terzo giro, dopodiché cominciamo proprio col, diciamo, vero e proprio modello. Quindi ho finito anche il mio terzo giro. E abbiamo una cosa del genere. Lo volevo far vedere così, ma insomma, per adesso non si può. Ecco, così, insomma, che sarà il bordino del nostro maglioncino. Se vi sembra troppo grande, ecco che non l'ho nemmeno misurato, adesso lo misuro. Quindi un'altra cosa che ve la volevo dire qua il filato Cervini a Caprice scrive che si possono utilizzare uncinetti, cioè uncinetto di misura, dove faccio qua, vedete, 2, 5, 2, mezza, 3. Io lavoro con uncinetto da 5, avete capito? E vedete, viene bene, tutto a posto. Quindi per questo vi dico sempre, voi provate la misura, non lo so come focalizzare, ma comunque si vede. Provate la misura, provate, fate, diciamo, prima di iniziare anche questo progetto, no? Prima di iniziare, non chiedete a me perché non riesco, cioè, proprio non posso dirvi, no? Dipende come lavorate, quanto stretto, quanto io vi dico quanto posso di più, vi do informazione sul materiale che lo uso, però vedete, è così. Dipende da proprio dal modo come lavoriamo, dall'uncinetto, dal filato e tante tante altre cose. Perciò io vi consiglio di prendere sempre un campione, fare un po' di giri e misurare, vedere quanto vi viene largo, lungo, spesso, corto, insomma. E adesso è proprio ciò che voglio fare io. Misuro il bordino, che il bordino no, dovrebbe essere la circonferenza. Ecco, 41 centimetri, la circonferenza del collo, no? Così. Se vi sembra troppo grande, lavorate con un uncinetto, potete lavorare con lo stesso filato, però cambiate l'uncinetto. Lavorate con un uncinetto da 3,5, da 4. Io lavoro con un uncinetto da 5, perciò si può lavorare con un uncinetto da 3, 3,5. 3 mi sembra un po' troppo stretto, anche se sull'etichetta viene riportato, però a me sembra troppo. Insomma, voi potete provare. Però 3,5, 4 già va bene e verrà molto più, cioè, più stretto.
Ok, adesso visto che abbiamo finito il nostro bordino, cominciamo a lavorare il maglioncino vero e proprio, una catenella per girare, e io voglio rimanere con 6 punti del bordino, 6. Quindi voglio andare con lo stesso modello, 6 punti in giù. E come faccio? Ho fatto una catenella nel primo punto alto, faccio un punto basso e un punto alto. Quindi faccio proprio lo stesso modello, no? Salto un punto e nel prossimo punto alto faccio un punto basso e un punto alto. Questi sono quattro, no? Salto un altro punto basso e nel punto alto faccio un punto basso e un punto alto. Ok, sono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E adesso comincio a lavorare perché il resto del maglioncino lo voglio lavorare con la mezza maglia alta e comincio a lavorare ancora 4, non saltando più niente, quindi subito nel punto basso qua comincio a lavorare una mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto basso, prendiamo il filo, 3 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, passiamo tramite tutti e tre e questa è la mezza maglia bassa. Ok, nel prossimo un'altra. 2, no? Nel prossimo un'altra, 3, nel prossimo un'altra, 4. 6 del bordino più 4 fanno 10 e questa sarà la parte davanti, cioè la parte sinistra davanti. Ok. Facciamo 2 catenelle e qua sarà il punto degli aumenti. 2 catenelle e poi nel prossimo. Quindi non saltiamo nessun punto di base, nel prossimo punto cominciamo con un'altra mezza maglia bassa, alta, no? E facciamo 10. 1, l'abbiamo fatto già, 2, no? 1 è questo che l'abbiamo fatto subito dopo le 2 catenelle, poi 2, 3, 4, 5, non saltiamo più nessun punto. 6, quindi lavoriamo sia nei punti alti che nei punti bassi. 7, 8, 9 e 10. Qua faccio, quindi questi 10 sono stati per la manica. Dopo vedrete anche voi adesso 1, 2 catenelle e comincio a lavorare 20 punti mezze maglie alte. 20. Che saranno l'indietro. Subito, quindi non salto nessun punto, subito il prossimo punto, 1. Primo punto, mezzo punto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vado un po' più veloce, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E 20. Ok, adesso faccio di nuovo 2 catenelle, quindi un altro punto, diciamo, di aumento sarà, e subito comincio a lavorare altre 10 maglie, mezze maglie alte. 2 catenelle e subito nel prossimo, quindi non salto niente. Questa è la prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 catenelle e adesso comincio a lavorare come ho fatto qua all'inizio, solo che a rovescio, diciamo. Comincio a lavorare 4 maglie basse, mezze maglie basse, subito non salto niente, come vi dicevo, ho fatto 2 catenelle e subito nel prossimo punto una mezza maglia bassa, alta, 1, 2, 3 e 4.
E mi sono fermata, adesso devo fare 6 punti del bordino, no? Come ho cominciato qua, devo finire qua, perché deve essere uguale. Questa essendo la parte destra, diciamo, del maglioncino, no? Il davanti. Ecco, quindi io ho finito le mie mezze maglie alte nel punto alto, vedete qua? Nel punto alto. E questo è il punto basso. E io il punto basso normalmente devo saltarlo e lo salto e lavoro nel punto alto. Un punto basso, un punto alto. Per rispettare, no, anche questo modello. Poi salto di nuovo il punto basso, entro nel punto alto e lavoro un punto basso, un punto alto. Salto di nuovo il punto basso e nel punto alto lavoro un punto basso e un punto alto. Ups. Un punto alto e mi rimane un punto basso non lavorato. Adesso guardate un po', ho lavorato un punto alto, un punto basso, alto, basso, alto, basso, poi 1, 2, 3 e 4 punti, mezzo punti, mezzo mezze maglie alte. Adesso quando torno, io normalmente il bordino non lo lavoro nel punto alto, lavoro un punto basso, un punto alto, salto questo, passo questo basso, poi nell'alto lavoro, salto il basso, nell'alto lavoro e qua ho un basso che lo devo saltare e poi comincio a lavorare le quattro mezze maglie alte. Quindi una catenella e giro e faccio ciò che ho detto. Nel primo punto alto lavoro un punto basso, un punto alto. Salto questo e nel secondo punto alto lavoro un punto basso, un punto alto. Salto anche questo punto basso e nel prossimo punto alto lavoro un punto basso e un punto alto. Adesso, se vi ricordate, io ho lavorato un punto basso e un punto alto qua, no? Così mettiamo punto basso, un punto alto. Ecco, io adesso se lavoro anche questo punto basso, metto dei punti in più al mio modello e non voglio, è questo che volevo dirvi. È un po' difficile, però verrà un lavoro molto carino, perciò concentratevi un po', lavorate insieme a me, passo dopo passo e riuscirete sicuramente. Quindi abbiamo fatto i 3 giri del bordino e adesso cominciamo a lavorare, come vi dicevo, il maglioncino vero e proprio. E abbiamo fatto qua 1, 2, 3 e 4, no? 1, 2, 3, 4, i 4 punti dove aumenteremo. Aumenteremo per fare il nostro maglioncino. Quindi queste 20 saranno l'indietro. Ma come? Ecco così. Queste 20 tra 2 catenelle qua e 2 qua sono l'indietro. Poi queste qua 10 una manica e queste 10 la parte davanti. E la stessa cosa anche da quest'altra parte. E quindi, come vi dicevo, facendo così, lavorando insieme anche il bordino, perché io voglio lavorare anche il bordino in giù, un pochettino, dopodiché unisco il tutto per fare così un modellino. Per lavorare anche questo bordino in giù, come vi dicevo, io ho aggiunto qua un punto basso che lo devo saltare perché sennò non mi escono i conti. Queste essendo dette, salto proprio questo ed entro nel prossimo e lavoro la mia mezza maglia alta. Una, poi due, poi tre e poi l'ultima, quattro, che è questa qua. Ups. Quattro. E adesso è tutto perfetto. 1, 2, 3, 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti del bordino. Ok, faccio nelle 2 catenelle, da questo giro in poi lavoriamo così, nelle 2 catenelle, proprio in questo spazio, lavoriamo una mezza maglia alta, 2 catenelle e un'altra mezza maglia alta. Quindi, per l'aumento. E poi continuiamo il nostro lavoro e lavoriamo così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì. Quindi entriamo in questo qua e lavoriamo 1, mezze maglie alte, no? 2, 3, 4, 5. Adesso vi dico anche cosa guardavo. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 è questo qua, vedete? Questo. Poi abbiamo le due catenelle, vedete? E questo qua, 10. Nelle due catenelle lavoriamo ugualmente una mezza maglia alta, 2 catenelle e un'altra mezza maglia alta. Ok, e adesso lavoriamo i 20 punti, mezze, le 20 mezze maglie alte. Ok? Fino al prossimo spazio da 2 catenelle. Poi dopo le dove faremo un mezzo punto alto, 2 catenelle, mezzo punto alto, poi altre 10, un mezzo punto alto, 2 catenelle, mezzo punto alto e poi 4 più 6. Ok. Andiamo avanti. Quindi lavoriamo 1, 2, 3. Ok, ho finito le mie 20 maglie qua indietro, no? Questo che volevo dire, quando venite così, l'ultimo è questo qua e il primo è questo qua, che non vi un po', non lo so. Quindi queste sono le due catenelle e questo è il primo. Dopo le due catenelle, nelle due catenelle lavoriamo una mezza maglia alta, 2 catenelle, una mezza maglia alta. Poi questo qua, dobbiamo fare 10, no? 1, 2, ok. Adesso sono nelle due catenelle e lavoro una mezza maglia alta, 2 catenelle e un'altra mezza maglia alta. Tutto qua, le due catenelle. Adesso 1, 2, 3 e 4. Mezze maglie alte, una, due, tre e quattro, che è questa qua. E cominciamo, abbiamo qua, abbiamo finito con il punto alto, no? Abbiamo iniziato col punto alto ed eccolo qua il mio punto alto. Entro nel punto alto, faccio un punto basso e un punto alto. No? Perché devo lavorare il bordino. Adesso io ho fatto un punto basso e un punto alto e il punto basso è quello che lo passerò nel prossimo giro. Punto basso, punto alto. Salto il punto basso e nel punto alto faccio un punto basso e un punto alto. Salto il punto basso e nel punto alto faccio un punto basso e un punto alto. Sono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo che lo devo passare perché se no, come vi dicevo, aumento ciò che non voglio. Vedete il bordino come si crea? Come vi dicevo che è un bordino che viene così con delle orecchiette? Ecco, vedete com'è bello? Ok, e adesso un pochettino già possiamo vedere che prende forma il nostro maglioncino. Non molto, ma insomma. Ok. Questo è stato il secondo giro del maglioncino vero e proprio, no? Abbiamo avuto 3 giri di bordino e 2 giri di maglioncino.
una catenella, giriamo e cominciamo il terzo giro del maglioncino, sempre col bordino. Nel primo punto alto lavoro un punto basso e un punto alto. Nel secondo punto basso lo salto e nel secondo punto alto lavoro un punto basso e un punto alto. Poi punto basso lo salto, nel punto alto lavoro un punto basso e un punto alto. Come vi dicevo, questo punto basso lo devo saltare e nel prossimo lavoro la prima mezza maglia alta. Quindi salto questo punto basso, ok? Non lo lavorate perché dopo vi troverete con più maglie, cioè aumentate, avete capito? Non lo lavorate questo, lo saltate. Ok, questo lo saltiamo e nel prossimo lavoriamo la mezza maglia, la prima mezza maglia bassa. Però adesso noi normalmente ne abbiamo 5, no? Perché abbiamo aumentato. Vi ricordate? Nelle 2 catenelle abbiamo fatto una mezza maglia alta, 2 catenelle, una mezza maglia alta. Quindi adesso ci troviamo con 1, 2, 3, 4, 5. Quindi 3, 4 e 5 è proprio questo qua, vedete? Questo qua. Ok, guardate come viene. 1, 2, 3, giri. Adesso andiamo avanti così, quindi potete anche voi andare avanti tranquillamente perché non abbiamo niente da saltare più, solo quando ricominciamo il quarto giro, ok? Quindi andate avanti aumentando sempre ugualmente, come vi dicevo, da questi il secondo giro in poi si aumenta sempre così, quindi quando arrivate alle 2 catenelle, dentro le 2 catenelle lavorate una mezza maglia alta, 2 catenelle e una mezza maglia alta. Poi lavorate i punti mezze maglie alte qua, poi dopo di nuovo sempre così. Ok? Abbiamo avuto 20 e più 2 sono 22 adesso, no? Perché abbiamo aggiunto uno qua e uno qua. Ok, andate avanti così e ci troviamo verso la fine qua dopo aver lavorato le mezze maglie alte che vi faccio vedere, ma insomma adesso non avete niente da saltare perché quando avete lavorato le 5, 1, 2, 3, 4, 5 maglie, mezze maglie alte qua. Entrate direttamente nella maglia alta e lavorate un punto basso, un punto alto, saltate il punto basso, un punto basso, un punto alto e così via. Quindi non c'è più niente da, cioè, difficile in questo terzo giro. Ok, quindi mi trovo nell'ultima parte, questa col bordino, ho lavorato 2 mezze maglie alte, 3. Cioè, dopo aver lavorato queste due qua nello spazio da 2 catenelle, ho lavorato una, due, tre, quattro e cinque, che è questa qua, vedete? Come vi dicevo, adesso non saltiamo niente. Una, due, tre, quattro, cinque. Però adesso, dopo averle lavorate, se calcoliamo. Se contiamo con questa che l'abbiamo lavorata nello spazio da 2 catenelle, ne abbiamo già 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi quando giriamo nel giro numero 4 faremo 6 mezze maglie basse, alte, alte, ok, alte, basse, insomma. E adesso lavoriamo il modello di 6, ma non saltando niente, no? Cioè, e questo è il mio punto alto. Entro nel punto alto, lavoro un punto basso e un punto alto. Ecco, è questo punto basso che si forma qua che lo devo saltare nel quarto giro. Salto il punto basso, entro nel punto alto e lavoro un punto basso, un punto alto. Ups.
salto il punto basso, entro nel punto alto e lavoro un punto basso, un punto alto. Ok, e vedete, qua mi rimane di nuovo un punto basso non lavorato, perché si formi questa carina, questo carino bordino. Una catenella e cominciamo il nostro quarto giro, 1, 2, 3, quarto giro del maglioncino. Come vi dicevo, abbiamo fatto tre giri di bordino e questo sarà il quarto giro del maglioncino. Ecco, adesso proviamo a metterlo proprio nel modo in quale sarà lui. Facciamo così. Ecco, sarà una cosa del genere. Ok? Così. Mettiamolo così, non lo so, per farvi un po' capire, ma penso che voi abbiate già capito. Ok, adesso quindi cominciamo il quarto giro. Ho fatto una catenella, cosa ho fatto qua? Sì, faccio una catenella, giro il lavoro e nel primo punto basso, alto, scusate, lavoro un punto basso e un punto alto. Salto il punto basso e nel prossimo punto alto lavoro un punto basso e un punto alto. Salto il punto basso e nel prossimo punto alto lavoro un punto basso. Un punto alto. Adesso devo saltare questo punto basso qua, ok? Saltatelo perché, come vi dicevo, se no vi viene proprio, cioè aumentate, no? Questo è il punto basso praticamente che appartiene al bordino, no? Non lo dobbiamo lavorare. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo saltiamo. Ed entriamo non in questo, ma in questo qua. E facciamo la prima mezza maglia alta, poi la seconda, terza, quarta. Come vi dicevo, dobbiamo avere 6. Quinta e sesta è questa qua che si vede un po' più difficile. Guardatela, questa che l'abbiamo lavorata proprio nello spazio da 2 catenelle. La vedete questa qua? È qua che dobbiamo entrare e lavoriamo un'altra mezza maglia alta. 6. Nello spazio da 2 catenelle lavoriamo una mezza maglia alta, 2 catenelle, una mezza maglia alta. Ciò che vuol dire che nel prossimo, quindi nel quinto giro, avremo 7 da lavorare. Ok? Quindi aggiungiamo sempre una. Qua invece aggiungiamo 2. Indietro 2, sulla manica 2 e invece davanti una. Ok. Quindi una. E adesso entriamo e questa, vedete, è questa che l'abbiamo lavorata nello spazio da 2 catenelle e quindi è questa che la lavoriamo per prima. Adesso e andiamo avanti così. Adesso non abbiamo più nulla da saltare. Andiamo a lavorare così ogni mezza maglia alta, poi quando arriviamo nello spazio da 2 catenelle lavoriamo una mezza maglia alta, 2 catenelle, una mezza maglia alta per continuare con gli aumenti e alla fine nel bordino adesso non c'è niente più da saltare, anzi si va a lavorare fino alla fine, poi nel primo punto alto del bordino si lavora un mezzo, un punto basso, un punto alto, si salta al basso, nell'alto un punto basso, un punto alto e così via e rimane qua un punto basso. Ok, ci vediamo per la quinta, quinto giro.